L'opinionista televisiva Sonia Bruganelli è tra le concorrenti più discusse dell'attuale edizione di Ballando con le Stelle. Dopo diversi screzi con Selvaggia Lucarelli e una risposta di cattivo gusto nei confronti di Guillermo Mariotto, ha fatto mea culpa ed ha ammesso di essere stata criticata dall'ex marito Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli fa mea culpa. Sono stata troppo aggressiva. Sonia Bruganelli sta creando diverse polemiche durante la 19esima edizione di Ballando con le Stelle. Nelle scorse puntate ha avuto diversi botta e risposta piuttosto accesi con Selvaggia Lucarelli e una brutta risposta a Guillermo Mariotto, è stata criticata molto sia dal giudici che dal pubblico a casa. Durante un'intervista concessa al Corriere della Sera ha voluto chiedere scusa. Sono stata arrogante. Tornassi indietro cambierei i toni. Le cose si possono dire anche in modo gentile, ha ammesso l'opinionista televisiva. La produttrice ha svelato che il suo ex marito Paolo Bonolis l'ha rimproverata per il comportamento avuto a Ballando con le Stelle. Gli sono riconoscente. Dopo avermi vista a Ballando mi ha detto: possibile che non riesci a non sbottare? Ha raccontato. La Bruganelli, prima di partecipare al Dancing Show di Milly Carlucci, ha avuto diverse esperienze televisive, ma quasi sempre come opinionista. In quelle occasioni è sempre stata dura e diretta, a volte fin troppo, come ha ammesso la stessa Sonia. Uno poi va in analisi e sì, posso dire di essere stata arrogante. Ma il male non l'ho fatto agli altri, piuttosto a me stessa. Con quell'atteggiamento non facevo altro che tentare di esorcizzare un dolore che provavo io, mostrando un lato diverso, forte di me. L'opinionista televisiva ha ammesso che, se potesse cambiare le cose, adotterebbe un altro tono. Le cose si possono dire anche in modo gentile e in passato non sono stata sgarbata, ha dichiarato. La Bruganelli ha riconosciuto di aver mantenuto questo tipo di comportamento anche durante le prime puntate di Ballando con le Stelle. Devo migliorare il mio modo di esprimere la gioia e anche il dolore. Riconoscere di essere stata a volte aggressiva è un passo, ha ammesso. La concorrente del Dancing Show di Rai 1 ha ammesso di essere molto riconoscente all'ex marito Paolo Bonolis. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è anche grazie a lui che è la persona di oggi. È stato proprio il conduttore ad appoggiarla in ogni esperienza lavorativa, nonostante sia sempre onesto sul suo parere. Dopo avermi vista a Ballando, nella seconda puntata, mi ha detto: possibile che non riesci a non sbottare? Poi, dopo la terza, in cui sono stata calma, mi ha vista sulla strada giusta. Ora la sfida è tra me e la gente che mi guarda, e se non faccio capire che voglio migliorare la colpa sarà mia, non della giuria.